per questa giornata di festa. Vedete le nostre istituzioni, i nostri ospiti pronti qui a, insomma, a regalare una giornata speciale per la città di Rivarolo Canavese, giornata che si aspettava da tempo, e il saluto a un impianto finalmente rinnovato e che viene celebrato con una manifestazione sportiva. Lascio la parola immediatamente al presidente dell'Atletica Rivarolo che ha organizzato questa giornata, Lorena Scarafia. Grazie. Lorena, tocca venire qua. Grazie a tutti. Lorena, devi prendere il palco. Grazie a tutti, sono contenta di che ci siete. Comunque abbiamo colto l'occasione con questa gara, questa quinta gara del Grand Prix regionale, per avere comunque tanti bambini, tanta gente che comunque divide con noi questo bel momento dell'inaugurazione della pista. Io volevo ringraziare innanzitutto le persone che oggi non hanno potuto esserci. E vabbè, Stefano Mei, che è il presidente della FIDA italiana, che mi ha messo in contatto con il nostro con la nostra persona che oggi ci ha onorato della sua presenza, il nostro ospite d'onore. Poi volevo ringraziare il presidente dell'Atletica regionale, Zola Cleglia, che oggi ha dovuto andare ad una gara e ad una gara nazionale cadetti, però ci ha scritto che prossimamente ci telefonerà per venire a vedere questo nuovo impianto. Volevo ringraziare il presidente dell'Atletica provinciale Piras, Salvatore Piras, che è una persona disponibilissima e gentilissima, e meno male che ci sono. Volevo salutare il consigliere regionale Fava, che comunque è venuto a vedere questa inaugurazione, e tutta l'amministrazione comunale di Rivarolo Canavese e i vari sindaci dei comuni limitrofi. Due parole veloci. L'Atletica Rivarolo nasce nel 1982 e qua oggi ho anche il sindaco di Levone che mi ha portato una bella foto, perché uno dei due suoi genitori, suo papà e sua mamma, erano comunque i fondatori dell'Atletica Rivarolo, sono stati i fondatori dell'Atletica Rivarolo. Nel 1986 ha incominciato ad allenare con noi Stefano Bellan Leonardo, e diciamo che è più di 40 anni che l'Atletica Rivarolo e la sua pista hanno una sorta di collaborazione. La pista ci permette di allenare la disciplina dell'atletica, di far crescere i nostri atleti, e gli atleti hanno imparato prima da Leo e poi dagli allenatori che adesso allenano questa onda azzurra che abbiamo qua, ad essere rispettosi verso la pista ed amarla. Perché noi siamo consapevoli che la pista di atletica, avere una pista di atletica a disposizione, è un grandissimo valore aggiunto. Quindi noi la consideriamo un po' come casa, la rispettiamo, la magari anche aggiustiamo qualche piccola magagna, proprio qualche cosina ogni tanto che si rompe, ma perché vogliamo bene la nostra pista. E quindi adesso è nuova, bella e colorata, e noi ringraziamo per questo rifacimento
l'amministrazione comunale precedente e attuale, e ci impegniamo a mantenerla comunque sempre bella e così com'è. Un ringraziamento comunque al nostro speaker d'eccezione di oggi, perché se cerchiamo bene, magari nella fossa del salto in lungo, in mezzo alla sabbia, troviamo anche un pezzo del suo cuore. Grazie a tutti. Ringrazio anche Don Raffaele, che comunque ci onora della sua presenza. Ringrazio Daniela per il polisportivo, perché oggi Valente non ha potuto esserci, e poi una persona che ci aiuta anche molto nei vari lavoretti, e che è Paolo. Buona visione a tutti e divertitevi. Grazie. Grazie. Grazie Presidente, grazie per i tuoi ringraziamenti a tutti coloro che sono qui, che sono poi i protagonisti di quello che è e sarà il futuro di questo spazio. La nostra amministrazione comunale di Rivarolo, ma anche i nostri rappresentanti dei comuni dei limitrofi, che comunque alimentano il nostro impianto e portano il nostro centro polisportivo ad essere un punto di riferimento per i cittadini del Canavese. Lascio ora la parola al nostro sindaco Martino Zucco Chinà. Grazie, buon pomeriggio a tutti, rivarolesi, canavesani. Mi sta salendo l'ansia del centometrista, ma non credo che riuscirò a stare dentro i 10 secondi nel portare alcune considerazioni a cui tengo particolarmente. La prima: io come sindaco sono testimone, sono erede di un amore per lo sport e anche in particolare per l'atletica che le amministrazioni che hanno preceduto la mia hanno sempre manifestato, magari con dei punti di vista leggermente diversi, ma Rivarolo da sempre è una città che ama lo sport, e questo mi sembra un dato fondamentale, perché anche in funzione di questo amore che gli enti superiori, come la Regione, vedono e percepiscono che un investimento fatto a favore di Rivarolo per le attività sportive è un investimento che produce negli anni valore non solo dal punto di vista sportivo, ma prima ancora dal punto di vista educativo. Io di atletica sono 50, senza aver mai fatto una corsetta neanche di 10 metri, sono 50 anni che ne sento parlare, sono 50 anni che frequento Leo Bellan e conseguentemente sono aggiornatissimo su quello che succede nei campi e nelle piste di atletica canavesane. Direi però che ogni amministrazione deve provare a portare delle migliorie, deve provare, e la metafora oggi è volutamente ricercata, provare ad alzare l'asticella, in questo caso non del salto, ma del salto di qualità, perché ovviamente le risorse che ci sono state date, che sono risorse importanti, come diceva giustamente Lorena poc'anzi, devono essere gestite al meglio. Sono soldi della comunità e chiedono che la comunità, nelle sue varie espressioni, l'amministrazione, la gestione, le società sportive, i fruitori singoli, abbiano profondamente rispetto delle strutture che utilizzano. Quindi con questo principio e questo obiettivo, cioè quello di far trovare ai rivarolesi, ai canavesani, non solo la pista di atletica, ma un intero polisportivo gradevole, efficiente, pulito, funzionale, è l'obiettivo che questa amministrazione vuole portare avanti con il contributo di tutti. Ci saranno altri momenti che vedranno impegnati i miei amministratori, quindi a me non resta che augurarvi un buon pomeriggio di atletica. Grazie per l'attenzione.
Grazie Sindaco. Questo impianto nasce, il rinnovamento di questo impianto nasce con un grande sforzo dell'amministrazione comunale per poter avviare l'opera con fondi propri dell'amministrazione comunale, ma un bel giorno la Regione ci aiuta e decide di riconoscere ben 1 milione di euro su questo impianto e su questo progetto per cercare, insomma, di aiutarci proprio a liberare quelle risorse che possiamo distribuire alle necessità della collettività. Per questo ringrazio, se vorrà portare i saluti di Regione Piemonte, il consigliere regionale Mauro Fava. Grazie, e per me è un onore oggi essere qua a rappresentare i miei colleghi consiglieri ed innanzitutto il presidente Cirio, che nella passata legislatura abbiamo creduto sul vostro progetto e abbiamo stanziato e finanziato un'opera così importante che oggi si vede i risultati. Oltre a vedere il tappeto del campo di calcio fatto, vediamo la pista di atletica, ma vediamo tanti ragazzi che sono qua a partecipare e a usufruire di questo sforzo, perché come diceva prima lo speaker, è stato uno sforzo sia per il comune ma anche per le casse della regione, perché quando si fa un finanziamento così importante per l'impiantistica sportiva è una fatica proprio per mantenerle, perché degli impianti sportivi ce ne tanti, ma quando si scelgono si cerca di scegliere la cosa più giusta al momento, perché sono tutte giuste le cose, e abbiamo avuto una bella risposta. Oggi per me, come rappresentante del territorio del Canavese, portare in regione questo messaggio con tanti ragazzi così per uno sforzo fatto nella passata amministrazione non fa altro che essere motivo di orgoglio. Io ringrazio voi, ringrazio il Presidente, ma ringrazio innanzitutto le famiglie che mettete a disposizione i ragazzi per mantenere in piedi una struttura così importante. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie mille a Mauro Fava, che è molto sensibile agli interventi sul nostro territorio. Con l'allora assessore Fabrizio Ricca avevamo ragionato anche su tutto il resto del polisportivo. Lanciamo la palla a te per prossimi futuri aiuti all'amministrazione comunale. L'appoggio facile con poche persone, che così nessuno ti ritiene impegnato. Io il mio impegno lo metto quotidianamente, poi i risultati si vedono alla fine. Alla fine. E proprio perché di territorio si parla, proprio perché tanti sono i genitori qui oggi e tanti i rappresentanti delle amministrazioni comunali che sono venuti a trovarci, chiedo un intervento al rappresentante di Città Metropolitana, Pasquale Mazza, che proprio di coesione di territorio e di un impegno comunitario può parlarci. Grazie Helen, buongiorno a tutti e benvenuti a Rivarolo. Come ha giustamente salutato il sindaco, ma benvenuti in Canavese, per chi non fosse propriamente canavesano. Ma io vi porto il saluto del mio personale e di tutta l'amministrazione di Città Metropolitana. Faccio i complimenti all'amministrazione comunale e faccio i complimenti alla società che gestisce questa davvero... Fategli un grosso applauso, perché questi signori fanno tutti i giorni dei sacrifici personali per il bene dello sport e per il bene di quello che è il nostro presente e il nostro futuro, che sono questi ragazzi. Io mi fermo qui dicendo una cosa, permettimi Martino. Questo credo sia un bel regalo fatto alla città di Rivarolo, ma che la città di Rivarolo immagino metta a disposizione di tutto il Canavese. Noi non dobbiamo fare doppioni, dobbiamo far crescere bene le cose che funzionano, e la pista di atletica oggi mi sembra una di quelle cose che tutto il Canavese deve fare in modo che funzioni bene. Quindi io con questo pensiero vi saluto, auguro buon pomeriggio a tutti e un saluto particolare a questi giovani atleti che sicuramente ci faranno sognare negli anni prossimi. Grazie e buona giornata. Grazie mille Pasquale Mazza. E adesso chiedo l'intervento e iniziamo a parlare di atletica ed entrare nel merito di questo sport eccezionale che, permettetelo, è la regina di tutti gli sport. Ed è quello sport che è bellissimo fare da bambini, perché poi chissà che anche se nascono altre passioni, le basi insomma si mettono da qua.
E con noi oggi, e lo ringraziamo per questo perché ci ha seguito ben prima di oggi e ci ha accompagnato in un bellissimo percorso anche di crescita dell'associazione, il presidente del comitato provinciale Fidal Torino, Salvatore Piras. Grazie a voi, grazie a tutti. Oggi è una bella giornata di festa perché il comitato, come ha detto giustamente lo speaker, il comitato segue le società dall'inizio alla fine in tutto il suo percorso. Questo è il compito del mio comitato, del nostro comitato. Io dico sempre, non è mio il comitato, ma è nostro il comitato. Perché noi, è vero, siamo alla guida di un comitato, io in qualità di presidente, i consiglieri in qualità di consiglieri, ma per le attività che fanno, ma poi ci sono le società che collaborano con tutti noi. Questa è una giornata di spettacolo, siamo quasi 300 bambini oggi qua. Stiamo raggiungendo il numero di 3.000 bambini partecipanti a un'attività di esordienti, quindi questo è veramente un orgoglio per noi, ma per tutte le società, perché partecipano veramente numerose. Ne approfitto perché oggi è una giornata anche particolare, l'inaugurazione di una pista nuova, e colgo l'occasione per invitare il sindaco di Rivarolo, che vorrei consegnare a nome mio e a nome del mio comitato, del nostro comitato e delle nostre società, il gagliardetto che rappresenta il nostro comitato, quindi la nostra provincia. Grazie mille, è un onore. Ne approfitto una battuta veloce con la Regione Piemonte dicendomi che speriamo che in questo mandato il Piemonte, Torino, ha bisogno di un palazzetto indoor. Sono discorsi che avevamo affrontato, abbiamo degli atleti veramente di livello nazionale, ne abbiamo uno qua, ne abbiamo anche dei rappresentanti nazionali, dove noi speriamo di tenerceli a casa, curarceli e allenarli a casa nostra. Quindi spero veramente che la vostra amministrazione in questo percorso veramente ci dia questo regalo che noi l'aspettiamo da anni. Grazie a tutti, grazie. Insomma, qui da Rivarolo facciamo partire impegni importanti e degli inviti importanti. Allora, adesso rubo un attimo ai bimbi. Bimbi, siete tutti qui? Siete tutti pronti? Certo, sì, no, sento un po' di tutto. Allora, proviamo di nuovo col sì. Bimbi, siamo pronti per gareggiare? Ok, siamo pronti. Ditemi solo una cosa. Quanti bambini hanno 7 anni? Tutti i bambini di 7 anni in piedi. In piedi tutti i bambini di 7 anni. Tutti in piedi quelli di 7 anni. Allora, è un racconto che vale per tutti, ma per quelli di 7 anni secondo me vale un po' di più. Sì, vale un po' di più perché nel 2005 un bimbo di 7 anni ha iniziato a fare atletica proprio come voi, in un impianto, magari bello, magari ancora da rinnovare, questo non lo so, magari glielo chiediamo dopo, e si è tesserato con una società di atletica, l'Atletica Valsesia. Piano piano, gioco dopo gioco, perché a 7 anni si comincia a fare i giochi, e poi allenamento dopo allenamento, sforzo dopo sforzo, ha cominciato a vincere delle medaglie molto molto importanti. Sono così tante che me le sono dovute scrivere, ma se ve le leggo tutte forse io vi annoio. La cosa che però dovete sapere è che passo, dopo aver partecipato e vinto dei campionati mondiali, indoor, outdoor, salto dopo salto, il 10 agosto, era il 10? Stefano, vieni qui. Il 10 agosto del 2024, salto dopo salto, Stefano Sottile raggiunge la seconda misura italiana di salto in alto con 2,32. Grazie di essere qui, siamo emozionati. Siamo emozionati di averti qui, siamo estremamente grati per averti qui e ti chiedo se hai voglia di raccontare qualcosa a questi ragazzi, adesso bimbi vi potete anche sedere, ma che da 6, 7, 8, 9 anni
guardate dove si può arrivare. Ciao a tutti, innanzitutto volevo ringraziare la Federica Rivarolo per l'invito. E a voi ragazzi dico che l'atletica è uno sport bellissimo, lo pratico da sempre, da quando ho 6 anni, quindi avevo la vostra età, quindi una di più che di me. E mi è sempre piaciuto, perché quando andavo al campo trovavo i miei amici, mi divertivo, giocavamo. E poi, come ci hanno detto, l'allenamento dopo allenamento negli anni è diventata una passione sempre più grande, che poi mi ha portato al sogno di un qualsiasi sportivo, che è l'Olimpiade, che è la gara più importante che ci sia al mondo. C'è una volta ogni 4 anni, quindi quell'attesa in quegli anni è veramente un qualcosa di bello, perché sai che stai lavorando per qualcosa. E poi quando arrivi che fai un buon risultato, un bel risultato, è sempre molto gratificante. Grazie Stefano. Grazie a voi. E soprattutto grazie perché passerai la giornata con noi e ti sei dedicato a foto, autografi. Però credo che la cosa speciale di averti qui oggi sia proprio il valore della tua testimonianza, della tua semplicità, dell'essere vicino a tutti e la bellezza dell'atletica, che è uno sport che ci tiene vicini. Lo raccontano come uno sport da individuali, perché ci si mette alla prova con se stessi e con le proprie misure, però è uno sport che fa anche tanta squadra e che lega anche tantissimo con la propria squadra, vero? Sì, esatto. Non avessi avuto tanti amici che praticavano lo sport, probabilmente ti viene magari dire no, non ci vado, non me la sento, però come sono gli amici vai per divertirti, quindi alla fine è uno sport di squadra anche questo. Quindi, l'avete fatta la squadra voi? Mi sembra un po' che siate divisi per magliette, quindi qual è la squadra rossa? Da Michelino e poi da Se poi Volpiano. Mia, quanti siete? E voi? E per gli ottimi risultati raggiunti, perché comunque non ci dimentichiamo che mancava tanto così, ma è tra gli 8 migliori al mondo ed è nell'Olimpo. Ci auguriamo che sia ad esempio per tutti questi bambini. E poi un ringraziamento alla regione che ci ha aiutato a realizzare questa pista e questo campo da calcio. Non è solo un investimento sull'impianto, ma come diceva giustamente Pasquale Massa, è un investimento sulle nuove generazioni, sul loro futuro. E quindi grazie a tutti per la presenza oggi. Ah, l'ultima cosa, volevo anche fare complimenti all'atletica rivarolese,
Radio Urbano Radio Energy, Podistica Bairese, tutte le associazioni di atletica che gravitano comunque sulla pista, perché sono loro che danno una guida a questi ragazzi. Grazie. Ho fatto dei cambi di posizione. Eccomi, ho fatto dei cambi di posizione per confondere il pubblico. Nel frattempo, a Federica Rivarolo, a piacere di consegnare un omaggio a Stefano e Erika. Sono due magliette della nostra società. Siete in squadra con noi, è ufficiale. Erika, vieni con noi, un omaggio anche per te. Anche Erika, atleta. Ormai sono parte della squadra, parte della famiglia, e sono un ringraziamento importante. Un altro omaggio è stato pensato insieme ai nostri ragazzi della comunità ANFA, Fondazione La Torre, che sono arrivati, e insieme alla presidentessa Lorena Scarafia vorremmo dare ancora un omaggio al presidente provinciale Salvatore Piras. Eccolo qui. Allora, l'omaggio sarà per Salvatore, che è questo signore qui. Salvatore, ti chiediamo di venire avanti. È un omaggio fatto nei laboratori di ceramica della nostra fondazione, che si occupa di persone con disabilità, e loro lavorano moltissimo e insieme al comune diverse volte hanno lavorato proprio per lasciare un ricordo della città, che fosse anche un ricordo dell'importanza di essere tutti cittadini e partecipare tutti alla vita cittadina. Quindi grazie di essere qui oggi e grazie ai ragazzi che sono venuti anche loro a partecipare a questa giornata di sport. Grazie mille. Abbiamo ancora una targa che è giunta senza preavviso. Non te la ricordi? Cioè, sono arrivati prima con una busta, guarda qua. Chiamiamo il sindaco di Leone e ci racconta cosa c'è in questa busta. Grazie, grazie a tutti. Sono qua in doppia veste, fondamentalmente per ringraziare l'amministrazione comunale di Leone, la regione Piemonte e la città metropolitana per aver investito così tanto e per restituire la possibilità a questi ragazzi di vivere quelle emozioni che derivano dal secondo motivo per cui sono qua. Ho vissuto la mia adolescenza su questa pista e l'Atletica Rivarolo è stata fondata nel 1982 con la partecipazione di mia mamma e mio papà, Walter Gagnor e Anna Gagnor. E allora ho recuperato la fotografia che avevano fatto al momento della firma dell'atto costitutivo e voglio regalarla al presidente dell'Atletica Rivarolo. È un ricordo mio personale. Il mio babbo Rivarolo ha dato tanto e quindi credo che sia giusto anche avere un ricordo per lui. La mia mamma, grazie a Dio, la vedo domani. Quindi. E vorrei ringraziare gli allenatori e tutte le persone che sono qui oggi e che permettono a questi ragazzi di vivere la bellezza di essere dentro una corsia. Guardate, quando sei su una corsia ti senti il padrone del mondo, ti senti un aereo pronto a decollare, ti senti felice, ed è grazie a voi e grazie alle amministrazioni che consentono a questi ragazzi di vivere queste emozioni. Divertitevi, correte, fate tutto quello che potete perché ve lo ricorderete per tutta la vita. Grazie a tutti. Grazie ancora, è un messaggio molto speciale, per cui vi ringraziamo per la pazienza, perché per noi è un giorno veramente di festa in cui abbiamo avuto voglia di raccontarvi tante cose. Ringraziamo soprattutto i bimbi per la pazienza, adesso però si comincia a giocare, quindi invitiamo tutti gli allenatori a prepararsi per l'inizio delle gare. Quello che ci è stato raccontato oggi è proprio
lo spirito delle nostre società di atletica. Si inizia con i genitori che si impegnano, che diventano atleti, professionisti, accompagnano, portano le gare, e poi finiscono i direttivi, e poi distribuiscono le magliette, poi mettono le spille da paglia, poi succede di tutto e di più, ed è proprio questo che crea e dà la possibilità di sviluppare uno sport come questo, che è nato come uno sport che tanti chiamavano minore, ma adesso abbiamo visto che è un movimento che sta crescendo sempre di più e sta regalando alla nostra nazione dei risultati importantissimi. Quindi, forza bimbi, buon divertimento, grazie di nuovo a tutti i genitori, quindi un applauso per i genitori, un applauso per i bimbi, un applauso per gli allenatori. Ci siamo tutti applauditi, adesso ci sono ancora delle panchette, facciamo un riscaldamento, tutti i piedi, guardate che ci sono i progetti di palle.